Bene, buongiorno cari amici. Oggi è il 2 settembre, questa sera vi ricordo Quarta Repubblica. Cercheremo di capire che cosa sta succedendo in questo governo che dice Conte, il Visconte, quello con la pochette. Ci dice che tra domani e dopodomani si farà. Tanti commenti, tante cose interessanti, alcune che mi hanno fatto arrabbiare, altre meno. Intanto il titolo principale di tutti quanti i giornali: buongiorno Roberta, buongiorno Damiano, ciao Luca, vedo che sei sempre attivo, Luca Danadel. Insomma, i giornali in questi giorni titolano, anzi oggi i giornali titolano su una mossa fondamentale, e cioè che il PD avrebbe detto non facciamo vice premier. Poi io vorrei chiedere a voi, a noi, a tutto il mondo, ma che cazzo servono sti vice premier? Cosa fanno i vice premier? Qual è il ruolo dei vice premier? Io vorrei anche saperlo. Stiamo a fare una battaglia pazzesca di vice premier, cioè Salvini che era vice premier e ministro degli interni, cioè avevamo Di Maio che era vice premier e per avere un ufficio a Palazzo Chigi. Ma che serve il vice premier? Per fortuna che non ci sono, ma il punto fondamentale è che dietro i vice premier c'è una grande battaglia per non fare appunto vice premier Di Maio, che evidentemente la cartina, la medaglietta di vice premier gli piaceva. Io conoscevo un gruppo editoriale in cui erano tutti direttori e vice direttori, così uno si sentiva fico. L'editore gli dava 2000 calci nel sedere, ma invece venivano con sé i direttori. E il direttore Porro, il direttore Rossi, il vice premier Cazzulani, tutti contenti, poi tanto non fa nulla. Insomma, i vice premier non ci sono e poi, voglio dire, c'è da segnalare la grande intervista all'oracolo. L'oracolo non è più Salvini, ma è Conte. Ma la differenza tra Conte e Salvini è che Salvini dice sempre ormai un po' più le stesse cose, però insomma almeno si fa sentire, parla di cose che capiamo. Conte è una specie di supercazzola continua che veramente tu quando lo vedi, ragazzi, quando lo vedete, quando sentite Conte, dite: ma non è vero, non è vero che non sta dicendo niente e soprattutto che gli altri li ascoltano come se stesse dicendo tutto. Ieri è avvenuto, ve lo faccio, varrebbe la pena di rivederlo. Gabriele, un saluto che vedo che è in collegamento. Corrado, Cristina, buongiorno anche a te. Insomma, ieri è andato alla Versiliana, anzi è stato in collegamento alla Versiliana, ha dedicato 20 minuti a una schiera di giornalisti a schiena dritta, più schiena dritta del mondo, Padellaro, Travaglio. Tra l'altro mi è divertito perché a un certo punto, questa, adesso per dire le cazzate del mondo politicamente corretto, qualcuno dice: ma mi sembra che ci siano poche donne nel governo che state facendo, a parte che le donne non ci sono e la risposta supercazzola di Conte è stata quella di dire c'è alla BCE una donna e c'è alla Commissione Europea una donna, come se fossero un suo merito, mentre non sono affatto un suo merito. Ma ritorniamo sulla minchiata della parità di genere. La cosa incredibile che è il racconto delle minchiate, gli chiedono: ci saranno poche donne nel suo governo? Peraltro ancora non fatto. E lui dice: no, ma non è vero, così risponde. Nel frattempo mi sono guardato il palco della Versiliana. C'erano solo uomini. E l'unica donna che stava là era zitta e non poteva fare domande a Conte. Allora, ma con quale cavolo di faccia gli chiedete a Conte la parità di genere? La parità di genere è come l'evasione fiscale. È sempre colpa degli altri. È sempre un problema per gli altri. Vabbè, ma questa specie di ridicola dettaglio sulla parità di genere della festa della Versiliana porta a due finte notizie della Versiliana. La prima dice che sarà tra martedì e mercoledì il momento in cui, oggi tutti i giornali lo riportano, in cui Conte riuscirà ad andare al Quirinale con la lista dei ministri. È la seconda, è l'unica grande notizia che solo il fatto si è accorto che è esistita ieri, perché sono i più bravi giornalisti del mondo. E cosa dice? Il fatto Conte cambierà la regola del 3%, cioè finalmente abbiamo scoperto che Conte cambia la regola del 3% di Maastricht. Allora io dico: no, non lo voglio dire perché mi faccio troppi nemici, cioè questi ovviamente chi se ne frega, ma il titolo del fatto è che Conte, che ancora non è diventato Presidente del Consiglio, che sta col governo dei rigorosi, dei rigoristi, che avrà il PD, che erano incavolati con Salvini che voleva fare più del 3% di deficit, eccetera, cambia la regola del 3%, tutto questo in un'Europa che non la vuole cambiare, o che se la vuole cambiare oggi, mi spieghi perché non la voleva cambiare 6 mesi fa quando c'era Salvini che voleva fare la flat tax. Io dico tutti zitti e muti. Nel frattempo ovviamente fondo del fatto che dice che Conte è il più grande di tutti, ma ve lo risparmio. Grillo, ovviamente, secondo tutti i giornali, riassume un grande potere in questo momento, potere del comico omicida. Ve lo ricordate che ha commesso un omicidio? Mi sembra tre persone, ma ha scritto qualcuno
qualcuno di voi tre persone ha ammazzato, tre persone, no? In macchina, tre persone. Il fenomeno che ammazza la gente in macchina, difeso, mi sembra, da Biondi, che era il, poi il parlamentare del PLI, che lui stesso considerò tra gli impresentabili, cioè difeso da un impresentabile, e che gli permise, mi sembra, di cavarsela con poco. Beh, insomma, il fenomeno, quel delinquente di Grillo, beh, il fenomeno oggi è diventato l'uomo importante e ci spiega finalmente il fatto, ha riuscito nel suo disegno di sempre, cioè mettere il Movimento 5 Stelle insieme al PD. Ma scusatemi, ma non era il Grillo che mandava a fanculo Renzi e che ha mandato a quel paese Bersani, che ha chiamato PDOTI, PD-L, non è quello stesso Grillo? Oggi scopriamo che volevano sempre la sinistra, poi tutto va bene, perché insomma è evidente che i vincitori possono scrivere non tanto la storia ma la cronaca. Ma l'altra cosa stupenda è che tutti ci credono a questa cosa, che Grillo abbia vinto, perché il Mattino dice... ha vinto Grillo, il giornale titola Grillo cambia il PD, insomma c'è un di più di retorico e un di più, secondo me, di fuffoso. Cioè l'idea che Grillo possa essere il dominus di questo paese mi fa venire uno stranguglione. Però dopo aver pensato a questo paese, del fatto che intervista Conte alla Versiliana, che non è in grado di fargli una domanda, che gli parla del genere, che gli chiede ma lei è ancora uno del Movimento 5 Stelle, e lui dice non sono un pentastellato, io una cosa così la trovo stupenda, quello è arrivato lì, non è un pentastellato, e chi sei? Babbo Natale. Franco Becchis, peraltro, oggi sul Tempo scrive una cosa giustissima, ieri dice non sono il premier, al fatto dice non sono il premier di tutte le stagioni, e Franco Becchis sul Tempo nel fondo oggi dice una cosa che la capisce mio figlio, ovviamente, ma come sei stato il leader della coalizione più a destra della storia repubblicana, Lega e Movimento 5 Stelle, e nel giro di un mese sei il leader di uno dei partiti, delle coalizioni più a sinistra dell'Italia repubblicana, PD e Movimento 5 Stelle, cioè, e non sei di tutte le stagioni, in questo clima in cui nessuno fa una domanda, che sia una, ma ci sta pure, io non ho mai fatto una domanda in vita mia, beh, insomma, io mi trovo questo Alberto Mattioli, perché quelli della stampa sono sempre più fichi di tutti, che in un pezzo di cronaca, pagina 6, 7, oggi Salvini non se lo caga più nessuno, stasera sarà a Quarta Repubblica, ma siamo rimasti gli unici a chiamarlo, perché per il resto i giornali lo mettono a pagina 30, rappresenterà forse il 30% italiani, ma lui non merita nessun tipo di interesse da parte dei giornalisti che l'hanno dato già per morto. State attenti, perché insomma è largamente sopravvalutata la morte di Salvini. Ma comunque, ritorniamo a questo Alberto Mattioli, pagina 22 della Stampa. Ieri era Bergen Festival, che era il casa sua. Fino ai giorni precedenti i giornali dicevano che la base leghista aveva sconfessato Salvini. Ieri la base leghista non mi sembra che lo sconfessi, ma all'interno di questo pezzo di Alberto Mattioli, o come diavolo si chiama, sulla Stampa, si permette di dire: ieri c'è stata un comizio al Bergen Festival di Salvini, camuffata da intervista realizzata da Paolo Del Debbio. Come cazzo ti permetti? Io dico, come si permette? Perché deve prendere in giro Paolo Del Debbio? Perché deve definire l'intervista camuffata da comizio? Ma Mattioli, ma tu hai lo stesso coraggio di dirglielo a Travaglio ieri nell'intervista fatta a Conte? Gliel'hai detto al direttore del tuo giornale quando intervista Conte e non riesce a fargli una domanda? Com'è normale che non si faccia una domanda? Perché Conte è una specie di ameba, cioè riuscire a fare, non so, una di quelle robe che non riesce ad afferrare. Quindi è impossibile fare una domanda, come è molto difficile fare una domanda a Salvini, che è il solito disco rotto. Ma perché? Ma perché il giornalista che non è della vostra, no, camarilletta, è questa bella frase? Ma chi te l'ha spiegata? Te la sei studiata, eh? Sai scrivere bene in italiano? Un comizio camuffato da intervista, ti ha chiamato tua zia e ti ha detto mazza che bella frase che hai fatto, tu sì che c'hai le spalle dritte, tu sei un vigliacchetto, se posso permettermi. Non vorrei essere querelato, ma non c'è nulla di querelabile. Quello che io cerco di capire è per quale motivo, se Del Debbio intervista Salvini alla Bergen Festival, quello è un comizio camuffato da intervista. Se invece i giornalisti democratici vanno alla Festa dell'Unità e intervistano Calenda, o intervistano Zingaretti, o intervistano Conte, come voi, beh, quelli non sono comizi, quelle sono interviste a schiena dritta. È sempre così.
Io non lo so, io trovo cioè un clima per cui veramente uno dice: ma perché? Ma perché? Cioè, figuratevi un po' voi se uno non capisce quanto è difficile fare le domande. Io ce l'ho tutti i giorni, è un casino parlare con questi e tirargli fuori qualche cosa, ma mai mi permetterei di insultare un collega che prova a fare il suo mestiere. Io penso che sia un po' più insultante quello che ha detto questo signore. Barche ONG con Cita De Gregorio oggi sulla stampa e la parte sulla Repubblica, scusatemi, è la tesi, diciamo, di una certa sinistra di Repubblica, dice: ecco cosa dovrebbe fare la sinistra al governo, cioè dovrebbe far sbarcare queste barche, questi migranti. Ed è la posizione critica di Repubblica nei confronti di questo governo. Panarari sulla stampa, molto più interessante rispetto a questo Alberto Mattioli che parla di comizi camuffati fatti da interviste e pensa di aver fatto la grande locuzione del secolo. Panarari, Casaleggio, con il ridimensionamento di Di Maio all'interno di questo, con il ridimensionamento di Di Maio con questo governo, rischia lo scacco. Molto interessante quindi la tesi di Panarari oggi sulla stampa, che comunque ovviamente vale la pena di leggere come sempre Panarari una pagina intera. Molto interessante questo punto di vista. Cuneo fiscale, il Sole 24 Ore, quando si occupa di economia invece che con i suoi professori della LUISS che fanno i fenomeni, mi sembra che ritorni a essere il giornale che è, cioè un giornale interessante, fa i conti sul cosiddetto detto cuneo fiscale, cioè quanto prendo in tasca io e quanto pago io come tasse e il mio datore di lavoro. È fantastico. Un assistente di cantiere, più che fantastico, è un incubo, si becca 30.600 euro. 30.600 euro, quanto prende in un anno un assistente di cantiere? Costa 72.230, cioè il cuneo fiscale è del 57%, quindi lui si becca 30.000, paga 19.000 di tasse e di imposte, l'imprenditore paga 22.000 euro di contributi e di imposte, e voi vi rendete conto se questo è un paese che può andare da qualsiasi da qualche parte. Un assistente di cantiere prende 30.000 e di fatto tra le tasse che paga lui e il suo datore costa 70. È una roba che non ha senso, ma quella differenza tra 30 e 70 sono tutte quelle minchiate della spesa pubblica che continuiamo a voler fare: l'assistenza, il reddito di cittadinanza, quota 100, tutta la spesa pubblica. Dove va? Chi la finanzia se non quel cuneo fiscale? Quindi Salvini, Di Maio, Zingaretti, quando pensate a ridurre il cuneo fiscale, non è che c'è la bacchetta magica, dovete pensare che tra quei 70 e quei 30 ci sono 40.000 euro che vengono spesi per le vostre cazzate, diciamo, propagandistiche. Ultima cosa, l'ultradestra vola, ma non piace i giornali italiani che dicono vola in Germania, in due importanti zone della Germania dell'Est, vola l'AfD, però non riesce a diventare il primo partito. Devo dire che sarebbe ulteriore, sarebbe già imbarazzante che lo sia secondo rispetto alla sua crescita. I Verdi non hanno fatto quel salto. Se fossero stati i Verdi a passare dal 9% a Brandeburgo al 27% come ha fatto AfD, avrei visto titoli sui giornali italiani, la riscossa. Invece, siccome sono stati quelli dell'AfD, vincono, triplicano i voti, non lo scrivono neanche, ma non riescono a superare la CDU. Benissimo, Dazi USA, che è una follia, lo sapete bene come la penso su questa roba dei Dazi USA. Rampini ce ne parla oggi sulla Repubblica, è sempre interessante leggere il Rampini. Dalle TV alle scarpe, 114 pagine di dazi del 15% su prodotti cinesi che fatturano in 112 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Questa roba qui è pericolosissima. Quando non passano le merci, passano le armi, diceva Bastiat. Non pensate che con i dazi si risolvono le questioni commerciali tra Cina e America. E su questo Trump fa un errore catastrofico. Ci vediamo questa sera alle 21:30, Rete 4, Quarta Repubblica. Ciao.